Nuova puntata della rubrica medica della Casa di Cura Santa Rita. Abbiamo quest'oggi un graditissimo ospite, un vero luminare della medicina, il professor Antonio Giorgio, che è da qualche tempo, da poco tempo, nello staff della clinica Santa Rita ed è autore, per così dire, di una tecnica molto importante che è l'alcolizzazione dei tumori del fegato. Professore, iniziamo col parlare di questa tecnica che l'ha resa famosa in tutto il mondo. È una tecnica che lei ha inventato e che diciamo, ha destato l'attenzione di tutti i, come dire, di tutti i medici in tutto il mondo. Ce la può spiegare in maniera semplice? Dunque, l'alcolizzazione è una tecnica che consente di distruggere i tumori primitivi del fegato, di cui il principale è l'epatocarcinoma, che ha la caratteristica di insorgere soprattutto in fegati cirrotici, quindi pazienti che soffrono di malattie croniche di fegato causati soprattutto in Italia e nella nostra area geografica dall'epatite B e dall'epatite C. Questi tumori sono molto frequenti nella nostra area geografica e in Italia e purtroppo per la cirrosi sottostante non sempre possono andare incontro al trattamento più efficace che è il trapianto di fegato o anche la resezione chirurgica, perché i cirrotici spesso hanno delle riduzioni del fattore di coagulazione del sangue e hanno un basso numero di piastrine. Per cui, siccome in Italia, come anche in tutto il mondo, il numero di fegati da trapiantare è assolutamente esiguo rispetto al numero di pazienti che si presentano con l'epatocarcinoma su cirrosi e anche la resezione difficilmente o in bassa percentuale può essere effettuata, era necessario trovare un sistema semplice, poco costoso, ripetibile in tutte le parti del mondo, comprese le zone in Asia, in Africa, eccetera, che costasse poco e che fosse efficace. Questa tecnica, che fu messa a punto nel 1986 da noi autori italiani, anche se alcuni giapponesi la praticavano già da anni, consiste nell'iniettare sotto la guida dell'ecografia all'interno del nodulo tumorale del fegato l'alcol assoluto a 95 gradi, quello per intenderci con cui viene fatto il nocillo o il limoncello. Ebbene, l'alcol, che dà molto fastidio ovviamente al fegato, se viene iniettato attraverso un ago sottile all'interno del nodulo tumorale di 3-5 cm di diametro o anche tre noduli di cui il maggiore abbia un diametro di 3, non superiore a 3 cm, l'alcol, ripeto, iniettato sotto guida ecografica attraverso un ago sottilissimo, determina immediatamente la distruzione delle cellule tumorali di questo nodulo di epatocarcinoma con la possibilità di ottenere la distruzione completa del nodulo. Questo sistema così semplice, così poco costoso, ebbe immediatamente talmente grande efficacia che si diffuse in tutto il mondo e sicuramente la scuola italiana del dottore Livrari e del sottoscritto è stata la più importante in questo campo per la diffusione di questa tecnica, che immediatamente si diffuse perché aveva un'altissima efficacia pari a quella della resezione chirurgica, avendo però molte meno complicanze, perché un paziente che viene operato di fegato può avere anche, soprattutto negli anni in cui noi mettiamo a punto questa tecnica, un degenza operatoria fino a 35-40 giorni, complicanze mortali molto più elevate e anche complicanze maggiori anche molto più elevate. La presenza quindi di poter disporre di questa tecnica così semplice, così efficace, ripeto, al pari della chirurgia e che poteva essere effettuata anche in pazienti con una cirrosi non certamente molto ben compensata, cioè quelli che noi chiamiamo pazienti Child A, ma anche in pazienti con una cirrosi più avanzata, per esempio bastano soltanto 40.000 piastrine e il 40% del tempo di ipotromia per poter effettuare questa tecnica. E quindi la diffusione fu immediata ed enorme e nel 2001 questa tecnica, cioè l'alcolizzazione, in una conferenza di consenso a livello europeo fu praticamente paragonata come efficacia e come pratica curativa al pari del trapianto e della resezione di fegato, avendo così la stessa dignità. Però l'alcol, per cui moltissimi pazienti furono trattati, migliaia e migliaia di pazienti vennero trattati in Italia, in Europa e in tutto il mondo, l'alcol però ha un piccolissimo difetto: quando viene iniettato
nelle cellule del tumore che distrugge immediatamente, non sempre però si diffonde omogeneamente all'interno del tumore e quindi può andare fuori del tumore e non distruggere tutte le cellule. Serviva però pertanto una tecnica che avesse già prima di poter effettuare la distruzione del tumore, ripeto, senza aprire l'addome, senza aprire la pancia, ma attraverso la cute inserendo questo ago sotto vite ecografico, era necessario, ripeto, avere un sistema che dicesse già preventivamente quanto tumore noi eravamo capaci di ablare, cioè di distruggere, eseguendo questa determinata tecnica. Fu messo a punto quindi la cosiddetta radiofrequenza, che ha origine esclusivamente italiana e che oggi sta soppiantando in parte l'alcolizzazione, perché questa tecnica riesce a dirci prima dell'utilizzo della stessa tecnica quanto volume di tumore noi saremo capaci di distruggere. Questa tecnica utilizza, invece di un agente chimico come l'alcol, utilizza un agente fisico come il calore, per cui l'ago viene introdotto sempre sotto la guida dell'ecografia. Ovviamente è chiaro che l'operatore deve essere esperto, perché altrimenti riesce a fare gravi danni, ma la guida dell'ago deve essere precisa e l'ago deve essere precisamente introdotto all'interno del tumore. Questo nuovo tipo, ripeto, di tecnica che prende il nome di radiofrequenza, sempre per via percutanea senza aprire la pancia, l'ago viene introdotto all'interno del tumore, la punta dell'ago viene riscaldata, raggiunge una temperatura di 100 gradi e in questo modo si forma l'uovo cotto, come se facessimo l'arrosto morto per quanto riguarda la cucina normale che abbiamo in casa. In questo modo il nodulo viene cotto e noi sappiamo già prima che introducendo un ago di un certo tipo, sempre di piccole dimensioni, noi avremo la distruzione di un nodulo che abbia il diametro di 3 cm. Possiamo avere anche la distruzione di tumori più grossi, però con questa tecnica fondamentalmente noi riusciamo a distruggere un tumore il cui diametro massimo abbia 3 cm. È evidente però che, poiché noi sappiamo che esistono dei pazienti a rischio per la formazione del tumore di fegato, e abbiamo detto sono i pazienti che hanno la cirrosi, che sanno di avere l'epatite B o l'epatite C, quindi questi pazienti devono essere screenati, cioè essere sottoposti ogni 4-6 mesi ad un'ecografia per cercare di prendere, di acchiappare, come diciamo noi, il tumore quando più piccolo è possibile, perché più piccolo è il diametro del tumore che noi riusciamo ad individuare in un paziente che sa di avere un rischio di formare il nodulo, che è appunto il cirrotico o il paziente con l'epatite cronica, più piccolo sarà il tumore e maggiore sarà la possibilità che noi possiamo agire con questi sistemi per poter distruggere completamente il nodulo, perché più il nodulo sarà distrutto a prima botta e più sarà la sopravvivenza di questi pazienti. Se invece noi siamo incompetenti o perlomeno non abbiamo la tecnica capace di distruggere completamente il tumore, la parte residua è peggio di quella che è stata distrutta, perché è come se noi incontrassimo un cane che sta per fatti suoi e inavvertitamente gli pestiamo la coda. Questo cane sarebbe per fatti suoi rimasto lì tranquillamente, a quel punto ci salterà addosso. Ed è stato dimostrato che lasciando del tessuto vitale, dopo aver distrutto una parte del tumore, esiste la possibilità che questa parte non distrutta vada incontro ad una neoangiogenesi, cioè aumenta la sua vascolarizzazione e quindi aumenta la sua capacità di crescere e di diffusione. Questo sistema, ripeto, della radiofrequenza, man mano negli ultimi anni ha sostituito l'alcolizzazione, mentre però l'alcol ha un costo bassissimo, perché l'ago costa 7 euro, l'alcol 20 euro si compra una bottiglia di un litro, viceversa l'ago per radiofrequenza ha un costo decisamente più elevato, intorno ai 1000 euro, almeno di quelli che sono in commercio in Italia e nel resto del mondo. Però, ripeto, noi abbiamo con questo sistema la possibilità di predire già inizialmente quanto tumore riusciremo a distruggere. Successivamente a questa tecnica di origine, ripeto, esclusivamente italiana, così come l'alcolizzazione, è stata introdotta oggi una nuova tecnica ancora superiore a quella della radiofrequenza, che è le cosiddette microonde. Noi abbiamo, cioè, un ago sempre di pochi millimetri, di un millimetro e mezzo di diametro, che viene introdotto sempre sotto vite ecografico all'interno del tumore che è situato all'interno del fegato, e con questo sistema noi riusciamo a distruggere non solo tumori di piccole dimensioni, ma tumori anche di 3, 4, 5, 6 e addirittura, nella mia esperienza, anche di tumori di 10 cm. Abbiamo quindi una nuova tecnica di costo leggermente superiore alla radiofrequenza, che però permette di distruggere tumori, ripeto, anche superiori a 3 cm, che invece noi avevamo detto valeva per la radiofrequenza. Quindi, utilizzando le microonde con un tempo nettamente inferiore e con una potenza
differenza nettamente superiore, noi oggi possiamo aggredire anche tumori di 5, 6, 7, 8 centimetri o anche 10 centimetri. Noi questa clinica, questo istituto clinico, ha comprato in grande quantità questi ali. Ripeto, la clinica è convenzionata e quindi l'intervento avviene in perfetta convenzione senza spendere una lira, però ha la possibilità la clinica di avere tutti e tre i mezzi a disposizione. E io oggi, alla luce della mia esperienza dell'utilizzo delle microonde per l'epatocarcinoma, ritengo che, vista la brevità della procedura, la sicurezza della procedura e soprattutto l'altissima efficacia, anche se il costo è leggermente superiore, che però al paziente non costa niente, io utilizzo oggi in prima battuta in quasi tutti i pazienti le microonde, perché ho la sicurezza di determinare volumi di necrosi, cioè di distruzione del tumore, nettamente superiori a quelli ottenuti sia con la radiofrequenza e anche con la colonizzazione. Esiste poi un'altra tecnica che prende il nome, che ho messo a punto io nel 2005, che è la cosiddetta trombectomia percutanea comitata. L'epatocarcinoma è un tumore estremamente cattivo perché ha una tendenza ad invadere le vene del fegato, cioè soprattutto la vena porta, e quando questo avviene purtroppo non c'è più niente da fare. Nel 2005, dopo aver visto tanti pazienti che magari venivano alla prima osservazione con questa gravissima complicanza, io decisi di trattare con la radiofrequenza non solo il tumore del fegato, ma anche la sua estroflessione all'interno della vena porta. Vi rendete conto di che cosa significa questo? Significa che se il tumore ha invaso la vena che porta il sangue al fegato, le cellule neoplastiche gireranno continuamente all'interno del fegato con la diffusione enorme del tumore e la morte del paziente, che in genere avveniva entro 2-4 mesi, nel 50% dei casi. Io allora decisi di utilizzare la radiofrequenza per distruggere non solo il tumore all'interno del fegato, ma anche la parte che aveva invaso la vena porta e che continuava a crescere. Questo tipo di procedura, ripeto, messa a punto dal sottoscritto, e che è l'unico che esegue questa procedura in tutto il mondo, e che è stata imitata solamente da un gruppo giapponese che però non ha riportato i nostri stessi successi, consiste nel posizionare all'interno della vena porta l'ago della radiofrequenza, che cuoce in questo modo come il tumore che sta in una specie di tunnel, e successivamente eseguiamo la cosiddetta trombectomia, eseguiamo la distruzione del tumore che ha generato l'invasione della vena porta. I risultati a 3 anni furono addirittura eccellenti, perché i pazienti che non avevano accettato di sottoporsi a questa procedura erano tutti morti a 10 mesi. Viceversa, a 3 anni la probabilità di sopravvivenza dei pazienti trattati con questa tecnica messa a punto dal sottoscritto era del 77%. Noi abbiamo oggi risultati a 5 a 7 anni, con una possibilità a 5 anni di una sopravvivenza al 20%. E io porterò a Londra il 9 di aprile i risultati a 7 anni, e la commissione della stampa del Congresso europeo dell'Associazione Europea dello Studio del Fegato ha selezionato questo mio abstract per essere presentato in conferenza stampa sabato mattina, il 12 aprile alle ore 8, per i visti i risultati se sono stati ottenuti con questa tecnica. E ovviamente sono molto orgoglioso di aver fatto questo, considerando che poi io non sono napoletano ma sono irpino della provincia di Avellino, e quindi ritorno volentieri nella mia terra per poter dare un ulteriore aiuto ai pazienti della nostra terra. Grazie. E va bene.